facciamo una pausa di riflessione, vuol dire che c'è qualche cazzata a mezzo. Tipo pure una donna. O una donna, oppure... E se la femmina scopre chi è sta donna, che deve fare? Gli va a menà? No, non credo proprio. Deve essere contenta che finalmente gli ha levato quel cazzo di mezzo. Allora, dice, ma voglio via una pausa di riflessione, non te voglio vedere per un po' di tempo, tu che fai? Cioè, che faresti al posto di queste ragazze? Da contentezza mi faccio, mi embriaco. Come finalmente me ne sono levato dal cazzo. E se vedete che è uno stronzo, e basta, va. E poi se trovi un altro uomo... sembra che non capite un cazzo oggi. Sempre con sta frase di riflessione, ma quale riflessione? Perché tu ti sei mai presa una pausa? Ma non credo proprio, mica che non capisco un cazzo io se mi avvio per cazzi miei, non per un'altra persona, ma te la fanculo Marti a te e a riflessione. Scusa, nonna, ma se ci tiene una persona una pausetta, te la pigli, una mini pausa. No, non invece della pausetta, che dai tu carcere dove si sentono meglio, li mandi a sbattere in tutta qualche nonna, però se la gente si deprime per via queste pause, è peggio, se si deprime, peggio per lei. Perché vuol dire che poraccia è nata proprio senza cervello. Sì, che sono proprio stronze. Tu ti taglieresti male bene per qualcuno? Non credo, casomai gli taglio a lui. Va, Martì, vattene a fanculo, a te a riflessione.